Ciao a tutti ragazzi, mi beccate all'aeroporto di Malta, poco prima del volo di rientro su Milano. Avrei voluto fare, si trova qui alla mia destra, il video dentro l'Hard Rock del Duty Free dell'aeroporto di Malta, ma non è che c'era un po' di musica, così almeno il primo che mi scrive non si sente l'audio, sarebbe stato servito di barba e capelli. In realtà c'era una bimba che continuava a chiamare papà, 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 e quindi chissà, pur con la tenerezza della voce della bimba mi avreste preso in giro di qui fino al 3000, e quindi mi sono messo in un angolo più sobrio per realizzare la nostra chiacchierata. Allora, il dopo rinnovo, io intanto lo dico subito, beh ragazzi, siamo tornati. Se il primo giorno dopo il rinnovo di Massare Maldini ci sono tre comunicati, il primo riguardante gli stessi Massare Maldini, il secondo riguardante l'acquisto a titolo definitivo di Florenzi e il terzo riguardante l'esercizio dell'opzione per l'acquisizione di Mirante, beh insomma mi sembra una buona partenza. Poi voi mi direte, beh ma Maldini e Massaro sono due dirigenti, Florenzi ce lo aspettavamo, Mirante è il terzo portiere, tu intanto comincia a piazzare tre comunicati il primo giorno e poi non dico di tenere la media tutta l'estate, però se tieni una discreta media rispetto a questa prima giornata, poi le tue cose le fai e certamente le faremo, perché si percepisce adesso anche quello che mi rendeva un po' cupo e un po' acre, come scrivevo questa mattina su Milan News il mese di giugno, era che gli stessi commentatori di mercato quando parlavano del Milan c'era sempre la postilla, ma sì, sondaggi, contatti, però c'è il rinnovo di Maldini e Massara da fare e prima di quello l'operatività non c'è. E adesso invece mi sembra che le notizie sul Milan vengano date con maggiore incisività, e quindi da questo punto di vista aspettiamoci un mese di luglio e un mese di agosto con quelle operazioni che ci auguriamo avvengano, accadano. Sentivo ieri sera Di Marzio, mentre ero al Milan Club di Malta, ad Amrun, vicino al campo di gioco degli Amrun Spartans, dove ha giocato il mio amico Zaccardo, lì sentivo che Di Marzio coglieva una fiducia crescente su Ziyech del Chelsea, o Ziyech se preferite. Bene, insomma, bene, sono molto contento. Le reazioni. Dice il Tutto Sport che freddezza. Io capisco, allora, oggi vedo due schieramenti. La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera sono molto tecnici nello scolpire la vicenda e ti dicono che cosa c'è di diverso nell'operatività di Paolo e che cosa è rimasto come prima. Io non sono entrato nel dettaglio questa mattina nell'editoriale di Milan News, ma quello il senso è, e a me piace sempre quando riesco a darvi un servizio. Quindi il senso è che Paolo Maldini e Ricky Massara hanno non i margini di manovra totali che probabilmente si auguravano, fermo restando, come aveva detto Paolo nell'intervista alla Gazzetta di fine maggio, che lui quando può il club lo fa risparmiare, e questa è sempre una buona cosa perché bisogna stare attenti anche a questo, però un po' più di margine di manovra di prima, ma la società c'è sempre, insomma, il team, il fatto che l'area sportiva faccia parte di una grande azienda Milan che contempera tutti gli altri aspetti dell'azione appunto di una grande azienda, questo è salvaguardato. La freddezza sta nel comunicato, ma insomma si è riunito apposta al CDA, noi eravamo tutti felici di dare la notizia del rinnovo dei due direttori con la D maiuscola, e quindi insomma noi siamo contenti, siamo partiti, siamo tornati, se volete. Ieri tre comunicati, per carità, ieri non abbiamo preso Lewandowski e Haaland, lo so bene. Però intanto piazza tre comunicati, che per tutto il mese di giugno non ce n'è stato nemmeno uno. Poi la prossima settimana aspettiamoci quello di Origi e poi l'estate, sono convinto, entrerà nel vivo. Io speravo che Paolo fosse stato chiaro, perché vedo che a volte i colleghi prendono un po' quello che fa comodo alle loro tesi. Dice, ma l'espressione di Maldini in macchina quando è uscito da casa Milan. Ma Paolo l'ha detto. Sono felice, anche se non sembra. È probabile che fosse stanco, un po' tirato, un po' teso, era tardi, sono successe tante cose in questo mese di giugno, ma l'ha detto Paolo, sono felice anche se non sembra. Cioè la perplessità che viene commentata oggi ad esempio da Il Giornale, da Tutto Sport, non è una perplessità che noi teniamo all'oscuro, è stato lo stesso Paolo Maldini a spiegarla.
Non sembra, ma sono felice. E se Paolo Maldini dice sono felice, non è mai una frase regalata, non è mai una frase così buttata lì tanto per fare. Scrive Corriere della Sera, ma Maldini voleva essere Marotta e invece così non sarà. Per carità, non sarà Marotta. Però a me sembra che Maldini sia un po' più Maldini di prima, fermo restando il fascino e la portata storica del cognome. Ma evidentemente una maggiore snellezza, ecco, tipo nelle procedure ci sarà, tipo se devi fare Messias all'ultimo giorno di mercato, ecco, magari il tipo di operazione di Messias, basso costo, decisione dell'area tecnica, la puoi fare velocemente anche se fosse il 20 luglio e non l'ultimo giorno di mercato, come invece si era fatto l'anno scorso. Oggi la puoi fare anche su. A me sembra che in casa nostra non ci siano Musilunghi, a me sembra che a volte vedo, mi sembra di cogliere un po' di stizza in giro, cioè, si sono rimessi a posto, beh però c'è ancora questo, beh però c'è ancora quello, c'è sempre qualcosa nelle grandi società di calcio. Però noi siamo ripartiti, siamo carichi, siamo tonici, siamo sereni. C'è stato questo mese serio, che non minimizzo. Che non sminuisco, è stato un mese serio, tosto, ma è finito. Le due milanesi campioni d'Italia negli ultimi 2 anni hanno avuto queste scosse, ma insomma, l'anno scorso la prima scossa all'Inter Conte se n'è andato, la seconda scossa è arrivata a metà agosto con Lukaku e l'Inter ha dovuto fare il mercato nella seconda quindicina d'agosto. Noi, come dice Ordine, avremmo anche detto pubblicamente che siamo in ritardo. Intanto l'abbiamo detto pubblicamente perché non abbiamo nessuna paura né di affrontare il ritardo, né di gestirlo, né di ammetterlo. Però è altrettanto vero che non siamo a metà agosto, siamo ai primi di luglio. Quindi tecnicamente c'è più tempo, 45 giorni in più sul mercato non sono qualcosa che va minimizzato. Quindi a me sembra, ecco, che in giro ci sia ancora un po' il tentativo di tenere viva la vicenda. Mi sembrano certe interpretazioni, ma non lo dico da propagandista provetto, lo dico da osservatore, da cronista un po' forzate. Poi noi dimostreremo nel corso della stagione invece che ci siamo messi a posto sul serio. E se questa vicenda deve servire in giro per passare tutta l'estate a dire che il prossimo scudetto sarà un affare fra Juve e Inter, ragazzi, fate pure, indipendentemente dalla vicenda Maldini-Massara, fate pure. Poi magari avrete ragione voi, per carità del cielo, magari invece per la seconda volta consecutiva no, perché era già l'anno scorso che si diceva Juve-Inter favorite, lungo duello Juve-Inter, poi lo sappiamo com'è finita. Io non so se l'anno prossimo finirà come quest'anno, non lo so, non ne ho la minima idea, non mi azzardo e sto in cesta. Però, perché no? Però se vedo che ancora vivo il tentativo di minimizzare, sminuzzare e di fare oggetto di negazionismo il Milan, liberissimi. Noi non ci stizziamo. Va bene così, va bene così. Anzi, forse porta buono. Ciao a tutti.